ultimo match come tanti, io ho 58 anni, ho iniziato 24 anni interessati di chirurgia, ma di oncologia, perché mi curiosiva e non lo so. Le ultime affermazioni che hai fatto sono veramente interessanti. Quello che diceva Mario, e sono assolutamente d'accordo con lui, tutto dipende dall'acidosi di un sistema, i riflessi cambiano perché in base all'acidità del sistema. Noi siamo un sistema alcalino, quando abbiamo un sistema acido il sistema cambia e dà delle risposte diverse, perché noi siamo tutti collegati. Quindi con l'insegnante di biofisica non tiene nemmeno di medicina. È una cosa un po' strana, tanto per cambiare, ma è soltanto per stare con voi, per farvi vedere, conoscere alcune cose. Quello che io sto comprendendo è che tutto quello che osservo, che osserva il mio cervello, la mia mente, è tutto finto, è solo un'illusione. Noi siamo soltanto campi di energia. Dopo provo a spiegarvi come sono arrivato a tutto questo. Noi siamo, lui è, soltanto più o meno 50.000 miliardi di cellule. E queste cellule sono in relazione tra di loro. Non abbiamo un pezzo. Non abbiamo un cuore, un fegato, un polmone. Il sistema è tutto collegato. E come dicono i cinesi, il sistema si unisce al centro. E al centro c'è lo stomaco. E quindi lo stomaco ci dà un sacco di informazioni. Ci dà un pochino più informazioni rispetto al fegato e alla milza, che sono organi pieni. Lo stomaco ha più possibilità di muoversi perché è caldo. E come dicono i grandi taoisti, la bellezza è nel vuoto, non nel pieno. È nel vuoto che noi abbiamo la grande forza, non nel pieno. Se questa stanza fosse piena, noi non saremmo potuti entrare. La bellezza è nel vuoto, le pareti contengono un vuoto. La forza è nel vuoto. E allora volevo provare a farvi vedere queste cose. Questo è l'ospedale dove io lavoro. Anzi, dove lavorerò fino al 6 luglio, perché poi ho dato le dimissioni. Perché forse perché io non ce la faccio, un po' di tempo devo andare via, no? Devo cambiare. Un'infermiera ieri tra le lacrime mi ha detto: se non ti fossi dimesso non saresti stato te. Perché io sono fatto così, cioè sono curioso, devo andare a vedere. E allora abbiamo visto quest'altra cosa e andiamo a cercare altre cose. Ora, se tutto va bene, iniziamo un progetto di ricerca in clinica a livello universitario per vedere come cambiano le membrane cellulari quando io cambio il terreno dove vivono le cellule e come possono cambiare le cellule, le membrane cellulari, quando io metto un ago di acupuntura e quando su quest'ago di acupuntura do un'informazione attraverso un campo elettrico. Perché noi siamo soltanto una cosa che adesso vi perché allora, questa è la Vescizio, questo è l'ospedale dove io lavoro, a Vitigliano, il primo centro in Italia, anzi in Europa, dove si fa medicina integrata. La cosa interessante è questa, questo è il mio collega Franco, questa è la mia capa, responsabile della Simonetta, Bernardini, e questo è l'aiuto di medicina, il primario di medicina al direttore sanitario. Guardate le posture, a me questa roba mi ha incuriosito molto, quelli dei medici, tra virgolette, ortodossi, che sono proprio in fase di chiusura, stanno vicino al paziente, e sono così che lo sentono. Gli altri due sono lì che lo ascoltano. Noi siamo sempre in fase di chiusura. Mettiamo sempre un enorme distacco tra noi e il paziente, perché abbiamo paura. Il punto è questo. Abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura che quel paziente ci riversi addosso tutta una serie di cose. Non c'ho tempo. Ho fatto una discussione feroce perché mi avevo messo un paziente ogni 7 minuti e mezzo. Ragazzi, voi siete pazzi, cioè manco vi chiedo come si chiama. Allora, siamo alla follia, no, perché dobbiamo rispettare i tempi. E io ringrazio molto Sergio, che ho conosciuto tempo fa, perché mi ha aperto la mente. E noi dobbiamo continuare ad aprire la mente, perché se la nostra mente è chiusa siamo veramente finiti. Perché noi siamo ignoranti, nel senso che ignoriamo. Noi non sappiamo, e se non siamo curiosi non andiamo da nessuna parte. Se facciamo sempre le stesse cose avremo sempre gli stessi risultati. Se non usciamo fuori da un sentiero non cambierà mai nulla. Noi non vogliamo sentire, è divertente. Quando io vado a fare i congressi, le cose eccetera, la gente non vuol sentire, oppure si alza, salta dalla sedia eccetera eccetera, perché dobbiamo portare i dati. Ho capito, fammeli fare i dati. Cioè, se io non c'ho tempo, se questo è iniziato da poco, ma come ti porti i dati? Cioè, questi vanno trovando ancora i dati dell'agopuntura.
che funziona da 3500 anni, perché se non funziona se sarebbe già finita, no? Ma se funziona da 3500 anni vuol dire che un risultato c'è. Non ci credo, non è una credenza, è un fatto. Cioè, quello che già ne fa che la curva si muova è un fatto, cioè non ci sono, non, è che, non ci credo che la curva si muova, sentila, no? No, no, queste cose, cioè noi non vogliamo sentire, perché noi siamo così illusi di conoscere la realtà soltanto conoscendo questo pezzettino qui e non conoscendo tutto quest'altro. E nessuno ha il coraggio di mettersi una bella mutua e andare a vedere sotto qui cosa c'è, forse perché fa freddo o forse perché sei solo. Perché quando noi facciamo una cosa di diverso ci sentiamo soli, e noi siamo animali e quindi siamo sociali. Allora per forza, meno male che c'è Simone, Davide, Mario, che ogni tanto dice: oh, ma se ci vedessimo un'altra volta, per non rimanere soli. Perché a volte è triste stare chiusi in uno studio, sentire delle cose e non condividerle. Perché dici: che diavolo sta succedendo? Sto andando fuori di testa. Invece se incontro lui gli faccio: ma un altro fuori di testa, va? Oppure incontro lui un altro fuori di testa, cioè, almeno siamo tanti, o siamo almeno un pochino, e ci scambiamo informazioni, questa è la cosa più importante. Guardate questa. Percepiscono una certa frequenza, le nostre orecchie percepiscono una certa frequenza, e per noi lo stomaco non si può muovere, sta lì. E invece poi viene Sergio che dice: guarda che là, se tu fai così, 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 succede questo. No. Guarda che succede questo. Qualcuno più curioso dice: fammi vedere. Mario ci ha litigato un sacco di volte. Perché? Perché non gli tornavano certe cose. Sergio è stato così gentile a dire: guarda, forse sono io, perché Sergio non è bravo a insegnare. E Mario lo sa, ma proprio per niente. E meno male che c'è Mario, che è un mentore. Quello vedete Mario, ben piantato, che lui è un milza, ben piantato, un mio Dio. Allora che cosa c'è? Mario ci mette lì e ti rompe i cosiddetti, oggi li ha rotti i cosiddetti, 3 ore, 4 ore. Il dito così, il coso così, l'acquotino così, i premi così, 1 chilo, 1,2 kg, lo scendere 800 che non funziona. Ma perché lui è così? Meno male. Perché così noi entriamo in quella linea e cominciamo a scoprire, perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci prenda per mano. E Mario, se tu vuoi, ci sta prendendo per mano, io lo ringrazio tanto, perché noi siamo fatti così, noi siamo soltanto acqua. Voi sentite a vedere, noi siamo fatti esattamente del 70% d'acqua, circa 65-70%. Allora siamo più puri dell'acqua di mare. Allora poi mi devi spiegare una cosa: perché se io prendo una bottiglia di acqua di mare, visto che noi siamo più puri dell'acqua di mare, prendiamo una bottiglia d'acqua di mare, vengo qui, rompo la bottiglia, l'acqua fa un po' una pozzanghera, perché noi stiamo in piedi? Non si sa. Ancora non abbiamo capito quali sono i legami diversi che regolano le molecole d'acqua. Ma la cosa interessante è questa, che secondo ultime ricerche fatte negli Stati Uniti da Pollack, il corpo umano è composto dal 99% di molecole d'acqua. Quindi che cosa succede? È un'acqua particolare, si chiama acqua Balfour. Che cosa succede? Quando io do uno stimolo, un'informazione su una parte del corpo, è chiaro che tutto il sistema risponde. E noi siamo andati a trovare il punto più facile da percepire dove risponde, nello stomaco. Ma è ovvio che risponda, siamo tutti la stessa cosa, siamo soltanto acqua. Quindi, perché noi siamo formati da cluster. L'acqua forma dei cluster di acqua e può formare varie molecole, in genere da 12 a 14 molecole. Qual è la cosa interessante delle molecole di acqua? Che da, immaginate un'orchestra, prima del concerto ogni strumento suona per i fatti suoi, no, si mette lì e quello va e cominciano ad accordarsi, poi arriva il direttore dell'orchestra e fa 1, 2, 3 e partono tutti insieme, e l'acqua fa così.
quando l'acqua incomincia a oscillare, si dice in fase, oscilla in fase, e quando oscilla in fase, quell'elettrone che è molto particolare si stacca, e quell'elettrone che si stacca determina un cambio di attivazione di tutto il sistema. Pensate soltanto, oggi abbiamo parlato di mitocondri, tutto roba di no, eccetera. Che cosa succede nei mitocondri? Il ciclo di Krebs, che è fondamentale, è un elettrone che va su e giù, NAD NAD più, FAD FAD più, è un elettrone che viaggia. Ora che cosa succede? Dobbiamo trovare che l'acqua diventi coerente. E quindi torniamo alle coerenze che diceva Simone prima, no? Quando la molecola d'acqua diventa coerente, si libera un elettrone. Si dà un piccolissimo stimolo energetico. E guardate che la manovra che noi facciamo, quella di stimolazione di Cautinum, è uno stimolo. Mette in coerenza alcune molecole d'acqua che liberano un elettrone. La cosa interessante è che il principio del minimo stimolo contrasta fortemente con il nostro sistema culturale. Cioè noi dobbiamo fare delle cose grandiose. 500 mg di questo, 1 grammo di questo, 3 grammi di quest'altro, ma noi andiamo a fentomole. È come se in questo momento c'è assolutamente una mosca che non va a muovere qua dentro. Chiamo l'aeroporto militare di Grosseto, faccio: ragazzi, fate partire 2 mig che qua c'è proprio una mosca che mi dà noia. Noi facciamo questo, spariamo dei bombardamenti incredibili quando noi sappiamo che il principio di Weber-Fechner dice: più piccolo è lo stimolo, maggiore la risposta del sistema. Quindi basta veramente poco per modificare tutto il sistema. Ottenendo cluster di acqua più bassi, che crea coerenza su quelli superiori, che crea coerenza su quelli superiori, ancora superiori, e quindi cambia tutto quanto il sistema. Basta un piccolo stimolo e tutto il sistema risponde. Queste sono delle foto molto interessanti per farvi vedere questa ricercatrice americana che si è detta: ma come sono fatte le lacrime? Quindi ha preso queste lacrime e le ha fotografate al microscopio. Questa è l'immagine che viene fuori di una lacrima quando si ride fino alle lacrime. Noi non ridiamo più, però qualcuno ancora ride. Quindi quando si ride fino alle lacrime, questa ha preso la cosa e le immagini sono così. Queste sono le lacrime più lunghe. Per noi sono le stesse. Vedi le lacrime. Ma se io vado a controllare, cambia completamente tutto. Ma queste sono le lacrime quando uno taglia una cipolla. Quindi vuol dire che il nostro sistema cambia qualunque stimolo, le molecole di acqua cambiano e quindi cambia tutto il nostro sistema. Lacrime di esultanza, wow, sembra una setta questa, no? Volevo farvi vedere questo. Parte, giuro, sì, parte. Vai Simone, parte. The film you are about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Questa roba si chiama cinanca, è lo studio delle forme in base al suono. Se le molecole sapessero perfettamente dove devono andare in base alla frequenza. Incredibile, no? Siamo il 99% d'acqua, ma avete idea che cosa succede quando un ragazzo va in discoteca e sente il pum, pum, pum? Ma mica per qualche cosa, la sua acqua oscilla da tutte le parti. Oppure quando sento la musica di Beethoven o di Bach o di Mozart, cambia completamente tutto. La mia acqua oscilla in maniera diversa. E Sergio diceva: tutto è materia, informazione, energia.
ma dare informazioni di energia, ma non era solo lui, non è solo Sergio che dice questo. Tesla diceva energia, frequenza e vibrazione, cioè abbiamo tre livelli dove noi diamo informazioni al sistema, il sistema si modifica in base a queste tre cose. Ma Einstein che ti dice tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà, non c'è altra via. Questa non è filosofia, questa è fisica, dipende da te dove vuoi stare. Vuoi vivere bene? E metti sulla frequenza dove vivi bene. Vuoi vivere una scifezza? Metti sulla frequenza che vivi una scifezza. Quando io sono venuto stavo sentendo Radio 1, ma in contemporanea trasmetteva Radio 2, Monte Carlo, Radio Subasio. Sei te che scegli dove vuoi stare. Voglio vivere bene o voglio vivere male, ma puoi scegliere te, mi ammalo o non mi ammalo. Mario stamattina ha parlato di come a livello epigenetico si hanno delle attivazioni. Epigenetico, è l'ambiente, te lo scegli proprio te. Andiamo avanti, perché noi siamo fatti così, questa è una cosa di Simone, che si divertiva, perché siamo soltanto un sistema che è chiamato sistema toroidale, che continua a mantenersi, ad automantenersi. Perciò il nostro corpo risponde, dove faccio lo stimolo, il mio corpo risponde, perché se io ho un tumore al polmone, la cellula del piede sa che io ho un tumore al polmone. Se io ho un problema al cuore, e lo sa tranquillamente anche il fegato che ho un problema al cuore, perché cambiano le oscillazioni delle molecole d'acqua di quella zona. Che cosa ha detto Mario prima? Prima di quello stimolo che parte, aspettate un pochino, perché lo stimolo magari non è simultaneo, ma parte dopo uno o due secondi, perché c'è una cicatrice. E che c'è? La cicatrice c'entra perché ritarda lo stimolo, impedisce al sistema di andare. Io con gli studi che sto facendo tratto adesso tutte le cicatrici, vi assicuro tutte le cicatrici, perché tutte le cicatrici determinano un cambio di tutto quanto il sistema. E non vi dico il casino che stanno facendo i chirurghi adesso che fanno le laparoscopie, che sfondano completamente l'ombelico, cioè è una cosa devastante quello che sta succedendo. Quindi tutto il sistema, sapete tutto, perché il sistema è questo, il nostro sistema è questo, è un sistema toroidale che gira. I cinesi l'avevano capito che era questo nel libro di Xing, loro ci hanno fatto un libro, il libro dei mutamenti, e Jung ha fatto una prelazione straordinaria perché parlava di sincronicità, cioè tutto Jung e i Cinque sono 3500 anni fa, che avevano già capito che era tutto sincronico, per cui il mio corpo è sincronico. Ma l'avevano capito i nativi americani che era tutto sincronico, l'avevano capito gli azzechi che era tutto sincronico. Guardate questo.
Cioè, avete capito? Siamo vuoti. Come in alto così in basso. Se io metto un nucleo a girare a Milano, il primo elettrone gira a Bologna per fare le scale. E noi ci poniamo ancora il problema. Non sappiamo niente. Per forza il nostro sistema risponde. Abbiamo trovato questo modello. Wow! Funziona alla grande, è soltanto che noi non ci crediamo. E quindi le nostre credenze impediscono al nostro cervello di andare avanti. Ma come si chiama il vostro cervello? Mente. E allora mente. E allora usate il cuore, anziché usare la mente che vi mente. Quando voi usate il cuore, lo sentite, e sentite il paziente, e cambia proprio tutto. Perché noi siamo questo. Siamo un clamoroso campo elettromagnetico, così come abbiamo visto prima, così qui. E Mario, che è un cardiologo, lo sa, quando lui va a fare l'elettrocardiogramma, registra l'attività elettrica del cuore. No, prima ha parlato di indomani che ha cominciato a fare tutte le cose con campi elettrici. Ma se c'è un campo elettrico, si genera un campo magnetico. E il campo magnetico parte esattamente dal cuore. Perché se io faccio l'elettroencefalogramma, ci stanno le onde elettriche, certo, ma sono più piccole rispetto a quelle del cuore. Però posso controllare il muscolo e faccio l'elettromiografia. Ma scusate, ma perché non faccio un pancreasettogramma? O un epatogramma, perché secondo voi nel fegato non ci stanno cariche elettriche, è che non abbiamo costruito uno strumento e quindi non sappiamo che diavolo succede. Ma noi siamo fatti solo di questo. Volevo far vedere questo, ma speriamo che parte, che dici parte? Non lo devo non parte. E poi io partito. Parte, dai, parte. Per farvi vedere come. I have these two tuning forks which are on the same frequency, 200. I have these two tuning forks which are on the same frequency, 256. If I sound one of them, the sound is transported to the other through resonance and back again. Here's a way you can enhance the demonstration. I've hung a ping pong ball on a string and it's up against the edge of one of the tuning forks. Watch what happens. Ma noi non abbiamo consapevolezza e quindi non lo vediamo. Ci vuole un esperimento di questo genere per vedere la pallina di ping pong che si muove senza toccarla. Questo secondo me è importante. E tu già le conosci. Paradosso. Ironia italiana. Paradosso. La vita è un mistero. Non perdere tempo a cercare di capirla. Ironia. Usa l'ironia. Specialmente con te stesso, è una forza oltre misura. Cambiamento. Niente può essere immutabile. Ehi, ti prego, dimmi che siamo vicini. Dai, avanti. Sono tre ore ormai. Ecco, è qui. Che cos'è? Quello che devi vedere. Il panorama. Là, vicino al tuo piede. I fiori? No. Meno male. Il sasso. C'è qualcosa di speciale in questo sasso? Non ti piace? Ah, dai, Socrate, è questo che ero finalmente pronto a vedere. Durante tutto il viaggio eri emozionato, eri felice. Perché credevo che avrei visto qualcosa. Eri come un bambino la mattina di Natale, l'hai detto anche tu. Fare questa gita mi ha fatto bene. Perché nelle ultime tre ore aspettavo di vedere una cosa meravigliosa. Cosa cambia? Che qui c'è solo questo sasso! Forse avrei dovuto dirtelo prima di partire, eh? Vabbè, immagino. Che neanche io sapevo cosa avrei trovato. Non lo sai mai. Mi dispiace che non sei più felice.
Il viaggio. Il viaggio ci rende felici. Non la destinazione. Dove ci porterà questa storia, Lucio? Dove ci porterà a studiare Sergio, il Tessi, eccetera? Non ho proprio idea. Ma non mi interessa neanche, perché la cosa più bella è il viaggio. La società si è costruita con sue leggi che non sono la conseguenza delle leggi della biologia, sono le leggi dell'economia, che in principio sono leggi diverse. La legge della biologia richiede la cooperazione. La legge dell'economia richiede la competizione. Quindi, in questo senso, l'economia è intrinsecamente un fatto patologico. È intrinsecamente un fatto che genera patologia, che genera malattia. Finora, nella storia umana, sarà stata nella preistoria. Perché nella preistoria? Perché la specie umana, come tale, non ha mai avuto la possibilità di formarsi. Perché per formarsi la specie umana i suoi componenti debbono risuonare tra di loro. Lo possono fare? No. Ci insegnano che il principio della saggezza per l'economia è la competizione. Ebbene, la competizione è l'esatto contrario alla risonanza. Io come faccio a risuonare con uno se devo stare attento a che non me lo infili in quel posto? È evidente che non posso. Come faccio a risuonare con quello se devo competere con lui? E deve essere più bravo di lui, perché il posto ce l'ho io, ce l'ha lui, ma non tutti e due insieme. E su questo credo ci sia poco da discutere, professori o non professori. Quindi, in questo senso, finché esiste un regime fondato sulla competizione tra gli esseri umani, il problema della salute e della felicità non potrà mai essere risolto. Gli psicologi potranno dare fondo a tutte le loro esperienze, potranno fare sedute a oltranza, gruppi, eccetera, però i loro risultati saranno transitori. Il loro povero paziente esce e viene informato che lui nella sua azienda è di troppo e quindi viene licenziato. A questo punto tutto il lavoro psicologico fatto è perduto. Dobbiamo entrare in questo, che il nostro corpo coopera, le cellule cooperano tra di loro, non è una contro quell'altra, siamo soltanto un sistema. Ho finito, ma vi volevo far vedere questo. Questo è il mio viaggio che ho fatto in Africa e questi sono dei casi che io ho visto. E la semiotica biofisica quantistica laggiù mi serve proprio, perché non c'ho niente, non c'ho assolutamente niente. Guardate. Quest'altra bimba, loro non potevano camminare, la prima bimba che avete visto, questa qui, guardate, c'è anche una frattura, quando io l'ho vista camminava con il sedere per terra e si spingeva con le mani perché non riusciva a camminare, e questa è la sorella, il fratello più grande che stava un attimo meglio prendeva la sorellina, se la caricava sulle spalle, eccetera. Una delle cose più belle che ho fatto, forse laggiù, è stato fare questo per queste bambine, per far sì che loro arrivassero all'asilo dove io sono stato e venire a mangiare lì tutti i giorni, perché lì il problema è il mangiare. Figuratevi se io riesco ad avere gli strumenti, la DAC, la risonanza, però c'ho il fonendoscopio, come ho detto Mario, 70 euro, mi dà un sacco di informazioni, però non ci credo, non mi frega niente, deve funzionare, e se non funziona è perché io non lo so fare, quindi mi devo impegnare io per imparare a fare quella roba. Questo è quello che siamo riusciti a fare per queste bimbe. Abbiamo fatto questa bicicletta in questo modo, loro non riescono a camminare, però le mani muovono e quindi vengono a scuola. E per me questa è stata una grande gioia. Queste sono soltanto alcune immagini. Questi bimbi non hanno nulla, ma io posso forse provare a far sì che qualche medico di laggiù, qualche infermiere di laggiù, impari la semiotica biofisica. Sono così, non c'hanno nulla. Però vi assicuro che laggiù è straordinario, quando ero laggiù non mi mancavo. Quindi grazie Sergio, perché così siamo.